Saluto a tutti, eccoci qui a Ulauinino, per quelli che conoscono avete sicuramente capito, siamo collati all'incontro dei pastori. Allora qui abbiamo invitato oggi, sono due pastori, vecchi pastori, vecchi traizione, mica vecchi perché hanno una cinquantina anni. C'è io Andario Luciani, che è lui si ricordava un tramisole, e poi io a Maria Castellani, che è lui, quella quindi non c'è, che ne parleremo, però vi saluto e ci ricevete, perché infatti siamo siroghi, ci ricevete qui. Allora, io Andario, tu ci hai passato la tua vita con questo circo? Si può dire che siamo quasi nati qui, di voi si dietro, di voi da 5 anni che con lui, quindi, con babbo, con il mio zio, con tutto il mondo, siamo sempre quella di qui, dunque, di voi sempre. E quella del tramisole che è sotto qui? Il nostro stazio è stato sempre tramisole, e tramisole appena i paradelli, perché non è perché quella appena non dei paradelli, una di mica conosciuta, un muo buone, avevano pecore e capre, e quando i cacili erano piani in tramisole, i paradelli non stazio, che di Alumbria se ne collavano a stare i paradelli. Quanto sole per Danino per giugno in tramisole? Un'ora e mezzo. Di marcia? Un'ora e mezzo. E quella qui aveva i pastori, quella aveva i pastori che erano qui, no? Quella aveva i pastori, quella aveva i pastori che erano dei insecchi. Tanto, poi c'erano le vacche qui, dunque volevamo fare caccia alle vacche. Poi erano tutti parenti. Eravamo tutti parenti, poi si conosciamo, anche a salutarci, a passare una serata qui, si faceva. Va. Allora, tu, io a Marie, infatti non eravamo mica qui, no. I domaio erano... Da sto conto. Stavano da uomini, stavano non ta stazzi di giocaggio per uomini, si chiamano fondo scuro. Dove si trova poco presto? Il fondo scuro che si trova è giusto un piede di coliverio. Vicino a coliverio? Vicino, giusto sotto. C'è ti l'erga? Utilerga se tu vuoi di un spazio di tutta la valle che parte da Albertaccio a quell'Ambergio, tutto ciò che dia sulla. E poi del fondo scuro. Noi eravamo di fondo scuro. E i domani hanno sempre. Sono sempre stati questi. Dunque, infatti non è riconosciuto che è pastore nella famiglia. Ah, non c'era che pastore. I mozi, un uomo ha fatto un pastore obu, e dopo io, dopo erano ebrei di un tacchi. Non era mica così facile, e allora gli uccidieri che a 20 anni si è installato e è arrivato. Ne parleremo dopo, di là bene è un pastoralismo, quindi ne parleremo dopo. Allora, voglio andare, ma parla prima di tempi passati, dopo parleremo di Doglie e di là bene. Ti ricordi sicuramente le condizioni di vita dei pastori tanto, campano come gli animali, si può dire? Come gli animali, i stazzi non erano mica quelli lodi, oggi c'è un gommo. E le cabane erano coperte a scandole, mi sono costato un tramisole, le cabane coperte a scandole. E quando lì erano temporali, lui apparava a candele da una parte dall'altra, perché i temporali, tanto delle cose di Sant'Antonio venivano, durante le settimane sane. E si stava in cabana giosi, a mano alla sera, fatto che lì era ciò che c'era fatto, in mugne di vovo frutto. Si stava in cabana a mano alla sera, e cabane coperte a scandole. Campano i sacconi nei bagliacci. Sacconi, c'erano sacconi di lana. Una cavalla all'altra. Sacconi di lana e cose, come li chiamavano? Ah, mi scappò. No. I linzuloni. Erano fatti di lana di bego. Di lana di bego, tutto il lana di bego. Tu l'hai conosciuto? No, quello non l'ho conosciuto. A quanti te ne uccidello in fondo scuro? Come era la vita? C'erano parecchi pastori, quando si ritrovavano tutti. C'era capre, c'era bigore. La vantaggio di fondo scuro è che appena più basso, dunque era più praticevole, si univa più facilmente. Erano paesi, no, c'è qualcosa di particolare in un iolo, voi collate con le famiglie, ma egli collavano lo misoli. Allora, non è mica l'istessa, non è mica la stessa. No, purtroppo montagnano tutte le famiglie sane se ne collavano. Ma gli ostriganti? Gli ostriganti, sì. E tu io andavo, che uomini? No, collavano che l'uomo e i sidilli, quando era compiato a scuola, quando andava a scuola, erano gli ostri, collavano i sidilli, da un colpi in mano ai wabi e ma perché collavano che l'uomo? E noi andavano a straffare, c'era giardini, a fare un paese, ci occupassi di l'orti, di tutto questo, c'era un trovaglio anche un paese, c'era un combattimento anche un paese, ecco. E si arrangiavano tra domi così, perché c'era la contorno? Si arrangiavano, c'era quello che faceva poppotta, c'era... Si arrangiavano. Erano intelligenti quanto. In tutta maniera, si sentivano mica in uno stato, non ci si poteva stare. Era un interesse a sentarsi tutti, ma si sentivano. Poi le condizioni di vita, quanto che oggi è difficile a capire come li vogliono comprare. Non erano mica premura le condizioni di vita? Premura no, erano gruli i nostri vecchi, non erano tanti vecchi, erano gruli. Li bastava poco. C'era tanti... Allora, infatti Campano, in Piaggia,
Becabulate, per Galeria, per Balagna, per la Piaggia Orientale. No, in Balagna, in Algaiura. Dunque, in paese non ce l'avete mai, si può dire? In paese poco, poi su mese l'anno, un mese l'anno. Qualche giorno quando lo si montagnava, perché in paese non si può stare tanto, che le cose erano tutte rivese. Erano rivese, tutte le cose erano poste, erano rivese. Dunque, si stava pochi giorni in paese, un tempo a puntare i suoi sostui e tutto, per poi montagnare, e poi si montagnava subito, una settimana lì. Dopo falano per Santa Maria qualche giorno e regolano e falano per la Santa. E dopo giù subito in piaggia, ha fatto la Santa a fine di settembre. A scuola di Sidelli? A scuola, giù subito in piaggia, veniva subito un momento di ampiaggia. E tu allora, chi era questo movimento? Noi si passava poco presso così, con noi, eh. Linguardi da te voi? Noi falavamo da un regino, ma se tu vuoi non piagliamo mica, davamo il bico della mangiera. Volevi che date per un altro pastore? Voilà, un altro pastore e spartiamo un frutto. Spartiamo un frutto, ci arrivava, stiamo già un arrangiamento e ci arrivava tanto era 5 agnelli per una pecora. E valavamo di ottobre, all'entro ottobre e arriviamo il primo maggio. E tanto montagnava? E tanto montagnava, allora stavamo appena in paese qua giù, perché aspettavamo appena di non si curà, perché c'eravamo sempre a paura di impurare i Sant'Antone. E questo è un affare allora, parlare molto. Aspettavamo, stavamo 10 o 15 giorni in paese e dopo ce ne culamo in nel fondo scuro. E tanto non era mica come aveva, partivano mule su meri. Tanto partivano mule su meri, montagnavano così. Moglie, zitelli, da un taglio che ne avevamo qua giù, che facevamo i nostri giardini, facevamo che moglie e famiglie culavano tutte, stavano dei stazzi. Per piedi erano viaggioni, eh? Erano viaggioni, eh. Partiamo giorni. Partiamo giù a 3 giorni per farlo. Poi io andiamo, ma non è tu che calacuccesi si capolano un capicorso, 5 giorni. Giù la settimana sana, per niente capicorso. E cucciava una stia, non c'era mica le vetture che c'era e tutto ciò che c'era, ma cucciava una villa. Cucciava una villa con capre e con pecore, giù una settimana per niente capicorso. E viaggiano 5 ore. E viaggiano 5 ore, è sicuro. Piantavano la sera, avevano i solo che dove piantare, sappiano tutti l'anno in dove erano andati, di quali erano la rete, ma viaggiano 5 ore. C'è un affare oggi ancora a capire. È dura a capire, ma era così, non c'era mica da 3 mesi, come si arrivava? Sono obbligato a fare come li buiano, non io non. Allora, non mica la scelta. Ma dopo partire, a Montagnere si preparava adesso, c'era una preparazione? La preparazione poi c'era, sicuro, La preparazione durava parecchi giorni, perché c'era regola tutto, so che era valato in piaggia. E dopo per fare di nuovo, per piaggia c'era preparazione, perché c'era fare pommi, vagioni, tutto per passare l'inverno, farina castagnina, c'era fare tutto per l'inverno, tutte le rigolte che erano state fatte in paese, c'era fare in piaggia. Non partiamo mai nel Sant'Antone? No, montagna no, nel Sant'Antone se li buiano, se ne passavano in quella montagna, montagne, Sant'Antone viene ad impurare durante le settimane sane. Le settimane sane, ecco. Ma era in una regione, Sant'Antone era un santo maior per i pastori? Era un santo maior, ogni casetta c'era la paniola di Sant'Antone, ogni casetta. E tu l'hai messa giusto Sant'Antone in secchio? Noi abbiamo fatto un itchio e abbiamo messo Sant'Antone, abbiamo uno santo noi in famiglia. Devo fondo scuro e una piccola cappella di Sant'Antone, un itchio. E qui abbiamo messo... E c'è una erosione, eh? No, erosione. C'è un affare, i vecchi erano sempre stacca. Erano sempre a sopagnolo di Sant'Antone, quando si trovavano un temporale, beavano a Sant'Antone, per potere di doni... Beato Sant'Antone. E hai commesso una ragione? Io quando si dirò a piate le pecore, gli ho fatto la sua ragione, c'è una pecora che vuole guarderemo, perché non si montagnati, no, diamo a sopagnolo la pecora. La sua ragione non cosa un pantone. Allora, abbiamo parlato della bene alcune stonde, allora prima in montagna c'era a tonde. C'era a tonde. Questa era una vista. Era una vista. Che io andavo? Era una vista, i pastori di pecore. Questa c'era a falle. Per sfugarsi. Questi, anche quelli che non tondiano mica, che non puglierono mica tonde, venivano a mangiare la vista. Non era mica poco a fare. Allora, vi propongo di tramutarci in casinca, siamo parlati di due Jean Lorelli. 2 o 3 anni fa e mi ho visto un bellino dia nell'antico. A non dire a questi i pastori, ce l'ha sempre cercato di conservarli los antichi, e dunque per questa cosa femmo così numerosi, perché ci aiutiamo tra di noi, un corpo solo che bonde uno, e fermo uscire un po' di tutta l'alta corsica, guarda, e oltre saltiamo anche più un da. Nel tempo non era mica così, era un sacco
e purgiano a bigoronante inucchia o un di ore. Era per un bruttasci, perché tanto non esistiano il combinesone in mondo. E si mettiano un sacco e purgiano. Quelli che pusano un buciano mica, stavano, l'aspettavano a bigura che la li bugisse. Un cavada. Ma certi con noi hanno mica per un bruttasci a camicia, si mettiano una vestaccia, si mettiano all'origiosa. E la appiccicavano a rima. I due strumenti, per bene i e per cacciare no? E ad un dire e così. E pure deciso. C'era anche la rotana di Berelli Guarulho, a e poi c'erano che portavano alla rotina un bastino e tagliavano che parevano rasoi. E dopo ce ne vantavano. Quando li avevano i furbici che tagliavano gli erano fieri. E più rusticano, che non lo so, dicevano che a bigura nera era più rustica, più freddo, e tutto. Forse sarà stata vera, perché la bigura nera è sempre più, che tenne più che la bigura bianca. E i tempi, parecchi bastori facevano Eneide e i Bridi, ma c'erano i bastori in che facevano partita il pastorismo. Diceremo persone che facevano partire il pastorismo, che benevano in e begore, con coso di lana, tinta in luino, e benevano una urta dose e begore. E c'era una brucantolina che diceva bigura bianca e bigura nera, perché a mano è giunta la sera. Cresce e moltiplichegli quanti fiori, aprile a maggio, e tarfa dai rose, tanto c'erano le rose, i luseri e i verdiani, che mettiano i processi verbali. E fa del latte a fontane quante babbo è. Ne voglio dare a pestrama e potente e vivere. È una maniera di ritrovarsi tutti. Disco da un po' di tutti i capatogli, che lo sia buono e che lo sia buono male, e poi voilà, ci passiamo una giornata allegra qua. Era un coso che per il giovasse tutti insieme, che i pastori dando curano e bevure qua musetta, bertiano a mano e giuliano a guerra, che voglio che non hanno mica da un po' come ava. Non si vedono male. Allora io ne ad un dire che era un affare che si ritrovano e dietro una pista. E parlano di sobbigore, venite. Ah, tutto il mondo parlava di sobbigore, di cai ha abbattato l'atto, di cai ha lavato, fine. Una cosa è male. Che i pastori soffrono tutto l'inguanno e avanti il verano, facciano la sovista e facciano le canzoni e mangiano e bevono. E un canto era allegrarsi, infatti. E un canto è sempre allegria, eh. Allegria dei pastori. Perché i pastori cantano sempre, sono soli nella campagna e uso passatempo e sono pigure e cantà. La mattina a casa crutto principiava subito la vista. Spuntino, eh? Un spuntino. Allora si faceva che questi principiavano e bagliele e dopo se ne andavano a tonda. Quando erano venuti di tonda, allora ce ne era piena tutte. Mangeria, tante più. Ho fatto
la charcuterie, le bumode, dove abbiamo fatto l'agnello in salsa con gli spaghetti, un cico d'agnello in salata. Allora, hai detto un po' parecchi agnelli? Abbiamo detto un po' 14. 14 agnelli? Sì. E 14 e 28 giri. So che è onde che trovi? So che è onde, e nonno non colombo. Ma che facciano l'ombi? E beh, l'ombi facciano le voci e tante. Ma mangiare? Mangiare facciano l'onda, ci piegano. Sono le onde che cucinano? E onde che cucinano. E mi pare che io abbia da diventare un fiume. Temo che rucchi gelosa per incrociare e blu. Il tempo di sola gli ci ha detto e poi ripeto, è un dono in natura. C'è passione, un dono in natura, le montagne cantare i nostri vecchi. Ci è venuta così, che poi mi dà. A rimane sola. Il principio a prima però le lascia seguitano. Tu la cerco una gioia, ce la danno così. Poi parlate in portaghe, non importa che succede, poi parlate di dondere, i becure, i capre, non importa che, di un sole, la luna, l'erba, i fiori, poi parlate di ciò che tu vuoi. Ci basta sempre una risata, è un gioco. È un gioco? È un gioco. A boe sia è un gioco che quando tu si principia. Ah, sai come la è uno con la stuzzica. E io fando sto yogu passerebbe a mia vita. Io Maria, ti ricordi di un dire all'antico? Mi ricordo, erano visti. Poi c'erano le edizioni, c'era una edizione, no, quando si viene di donne, viene scena le pecore, dopo si mettiano 3 o 4 giorni in onzo a preparare tutto, mettiano noi, con lo scuro, c'erano un cacciavore sotto i castagni, c'erano un paese per aiutare, e c'erano una vista, e loro mi sammusavano come creatori, si ritrovavano questi e sammusavano come creatori. Io andavo, senza stare in edizione, c'erano pecora bianca, pecora nera, c'era uno che era caricato e nesce. E c'era uno, c'era un pastore sempre, era quasi sempre lo stesso che faceva la lezione, e tutte le onde. Piano di Nello, che? De noi io mi suango più che Binaira, io Francesco Castellani si chiamava, più che Nello, che era incaricato di Binarisce, pecora e pastore. Pecora bianca, pecora nera, partiamo a giungere. Ecco, mangiava l'erba uno e la gara cattiva. E infatti, lì era una protezione. Era una protezione, perché erano prudenti, una volta che erano e fatto questo, perché li buia più a cale nulla. Ecco, partiano tranquilli, ecco. Allora, ma parla a Duglie. Oggi, allora, voi siete forse l'ultimo bastore in Corsica, non ce n'è più tanti che montagnano. Chi montagnate fate un formaggio qui. Allora, io andate. Perché mentre noi siamo in regione montagna? Perché ci tocca andare stato in montagna, sono piaghe, hanno mangiato gli animali. Perché è stata una necessità per te di montagna o era perché mentano una regione della famiglia? Di già, io a montagna mi piace troppo, senza quella montagna non posso mica stare. E dopo per tutto, per mantenere la regione, per gli animali stanno meglio in montagna, comunque abbiamo sempre fatto così e io penso che ci ho continuato a fare così, dopo. Forse. Ma io gli stesso, la montagna per le pecore, già, anche un po' per le si borgano e poi noi la nostra passione, cerchiamo di bere che oggi è difficile di montagnare. Bon, siamo mica i soli, siamo parecchi pastori a fare. Non siete più tanti, eh? E vabbè, c'è sempre qualche pastore che soprattutto un due coglione qui, anche se è un cortinese. Qui. No, perché facciano formaggio montagna? Che facciano formaggio montagna, dopo di un piacere, qui siamo di un paradiso questa montagna così, dunque boh, a noi ci piace la nostra vita, l'abbiamo scelta così. Ma siete stati in obbligo quantunque di modernizzarvi, io andavo, facevi i travagli tu, o si può più travagliare no, come no, ti trovi a come nanzo, oltre andare dove trovi a come nanzo, è impossibile a fare, oggi nulla che possono fare, e becco se tutte monte quelle macchine in paese, è impossibile, qui ti puoi la compulà e ti mungia la mano, non si lagano più mungia, è impossibile, si può fare. Si può fare la carne come lo dicevano i vecchi, non lo compri, e poi si accavalcheggia una tosse all'astra e poi non muore. Dunque c'è voluto a modernizzare l'affare, a vivere quasi epica, perché buona, è un'antrepica, c'è a vivere quasi epica, penso. Allora, come hai fatto con la macchina moglie qui? Come hai fatto? Noi abbiamo curato la macchina con l'elicotto. Ce l'ha costato l'elicotto? Ha un prezzo un po'. Non è mica solamente l'affare di curare la macchina qui, di chi
siamo abituati da venire uglie perché abbiamo una guaglia un paese, perché non si può mica quello e farà tutti in fine stagione. Dunque gli è doppio investimento, dunque oggi di quella montagna costa perché è venuto arrivare tutte le casette, c'era più nulla. Ti faccio i travaglioni? Sono 4-5 anni che non travagliamo e tutti gli anni fermo a pana con gemme. Non vi aiutano mica? Aiuti no, pochi. L'aiuti pochi, no. Ci vorrebbe giustamente cercare di aiutare i giovani che hanno la volontà di installarsi, perché non ci sarà mica 6 giovani che se la continuate così, che hanno la volontà di installarsi, perché non è mica da tutti di valla. Infatti si monta un sito turistico che passa mille le persone qui a Olavinino. E se tu vuoi, è un passaggio per te interessante perché puoi vendere il tuo cacio. E devo uno scrumutto, è vero che è un montaggio così, ti mando uno scrumutto non ti piazza. Voilà. E quindi l'andacciani cercano? E ricercano i prodotti così, un cacio è quantunque, un cacio soprattutto mio, un cacio è conosciuto, è ricercato. Tu voglio andare, io sono una strada seconda e tu puoi, se quella da sega, se ogni qui, quella non l'andacciani. C'è Manuianti, c'è Manuianti che chi, c'è appena i passeggi quantunque, c'è appena i passeggi. E bene, parlano con voi. Sono appena curiosi, lo mandano, cercano a sapere che al caffaro, ma fine, va. Diamo qualche spiegazione, ma non ci manca da niente tanto. C'è un po' di segreti. Si sappiamo tutto, si può mica di tutto. Chi sono stati i cabadogli tu per te, Uglie, qua giù? Siamo obbligati a modernizzare, chi sono i cabadogli, Uglie? Sono stato obbligato ad arrivare a tutto, non c'era più nulla, era tutto era all'abbandono qua. Allora ci è potuto fare casette, compole, giostri, tutto, fontane, non c'era più nulla, ecco. E di poi 2008, abbiamo principiato nel 2008, arrivava la casetta e oggi siamo sempre in travaglio, bon, gli è compito, ma c'è sempre qualcosa a fare. E più è difficoltà, è lontano ormai. Allora, dopo paese c'è una pista che giunge andava qua a Croce, e dopo ci sono due mule, ci sono 2 mesi a poco preso. E andiamo con le mule, portiamo la nostra roba con le mule. Questo castigo c'è il trascinaccio. E so che c'è il trascinaccio, hanno mangiato un ghiasso, c'era una strada che bene alla Rinella, mi rifatto perché era in un cattivo stato, Scalelli e Cabadogli, ora si vanno appena a me, ma fine. Si strasi appena. Ma oggi c'è un discorso non tra questi piazzini qui di montagna. Ci sono che sono stati abbandonati, perché? Chi era ciò che questi piazzini sono stati dati? Perché? Due famiglie su ente c'era mica seguito. Ha ragione, io penso che la principale ragione sia questa questione. Dopo ce ne può essere, ce ne d'astra sicuramente, ma la principale è questa questione. E poi stanno male, che? Stanno male, era difficile, poi questi che i sovietti hanno sopportato questa vita così, ma dopo i giorni che sono giunti da Rito, la vita è scambiata e non ho mica ucciso più a seguito. Si capisce non perché compare una condizione difficile. Poi i pastori non volevano mica che i sovietti fissero i pastori. Andate, c'è un problema, andare a scuola. Perché avevano stragiato e poi stragiavano, sappiamo che lì era la vita tanto. E dunque se li vogliono fargli fare una carriera a Panamì o cercavano. O dopo puramente fece il pastore, eh? Manco troppo, ma. Ma mi legano liberi scegliere. No, ci legano liberi, eh. Ma io meglio ho visto un cuomo viola, non ho mica avuto bisogno di forzarlo la bucciuta dei berretti. Lascito. E tu io andò? Io penso che papà gli piace che fosse un pastore, dico, gli piace che fosse. Dice, non sei tu parte per questi continenti e per questi mondi, per straziare, mi metto straziare con casa tua, se stai a straziare, ecco. E il tuo figliolo, allora? I miei figlioli, non è lui che facciano, che trovano con me, l'hanno scelta di Peredi, io l'ho imposto, non l'ho tutto, sono quelli che hanno scelta di Peredi, perché è un affare, un travaglio c'è, ed è complicato. Dunque, se non piace a me, che me la pianta subito. Cioè, manca a cominciare, dice Raggio. Dunque, hanno scelta di Peredi, hanno voluto fare questa, allora abbiamo cercato di modernizzare appena tutto. Dunque, per lasciare i sedili? Per lasciare i sedili, che possono trovare in delle condizioni, delle buone condizioni, dice Raggio. Ah, parliamo, prima di parlare della penna, parliamo appena del cacio che può fare qui. Un cacio che può fare qui in montagna, è lo stesso che può fare in paese, sono caci differenti? Sono caci differenti, non mica, voglio dire, in due cacini si faceva mica lo stesso cacio che non avevamo in paese siamo modernizzati, abbiamo cambiato freddi affari, dunque il prodotto può più essere lo stesso, cioè il cambiamento c'è, la pastura e tutto, voglio dire, ciò che non mangia l'erba animale, che dimonia. Lo chiamano cacio montanaccio, Appena tutto, c'è appena tutto che... Lo travaglia di stessa maniera, perché non è mica mi si io non sto mai fare il cacio qui. Io non sto mai arrivando, la... mica tutto affatto, io appena, perché qui siamo appena obbligati di salire appena di più. Di imbicciarlo, bettanalo. C'è allora, lui. Ultimamente se ne va di male, dopo se ne va ancora. Allora siamo obbligati a salire la panna di più, a travagliare lui più. E un altro nemico gli stesso. So che infatti l'erba. So che le mangiano. Che è importante questo. È importante, sicuro. E poi a Begora Montagna non è più la stessa Begora? No. Dicevano invece cambia usanza. Cambiano e poi lei pensano a tippare, dunque lui.
e beh, chi non mica è stessa maniera di allora, come parliamo appena di questa puttana maniera di conduce le pecore qui in montagna, di, voi ide a noi si investita, che gli ho investita? Investita in quelle hanno l'abitudine di andare, in quelle hanno l'abitudine di andare tutti i giorni, perché c'è da strevande, c'era la strevande, ce n'era tante da piano di onde qui. E ognuno aveva la sua investita, eh. Vuol dire che ognuno aveva la sua regione? Sì, ognuno aveva la sua regione, si sortiva mica giusti, ognuno. Siamo con l'arma, manca qualche giorno quando si va a un paese per Santa Maria, che quando si con l'arma sapeva dove mai aveva trovato la sua onda di pecore. Dunque, erano solo regione. E più c'è pastore, più regioni sono stretti, che? Ma che sarebbe? Allora si curiva estremamente, era così. Arrangiava te? Era così, cioè arrangiarsi, come fa? E infatti come quando va a pecora a mano sortiva il gompolo. Sandola d'andà. Non gli hai mica erezione, sandola d'andà. Sandola d'andà. E sempre stesso lupo? È sempre stesso lupo. Abbiamo a mano sempre stesso lupo. E tu hai l'investita qui? Quindi. Tu e chi facevi? Sono qui le piccole. Se ne colano bene porcelle, dopo la cittadina qua su, diaciano qua su. Passano sopra a Nino, a sera. Facciano un giro, vanno qui a alle Curie, Costindi e a sera sono piazzine. Sono piazzine, se mi capisco andare a cena. E Gabriele mica gli stessa? No, Gabriele mica gli stessa, ma per pure è vero, c'è buttare, perché se non lasciamo fare a te un intero in Antartica, dunque. Allora, se non siamo usati di qui per questa montagnera, allora abbiamo avviato un tempo, siamo partiti ieri sera da Libertacce, abbiamo seguito a Wanda, siamo andati fino a qui, allora ieri domani si passa una montagnera. Beh, da Sant'Antone, che proprio decide a Wanda i padroni e che potrò un buon coglione. Allora, abbiamo visto la preghiera, allora è ora di partire in montagna. È pure un dono? C'è sempre a Beata a Sant'Antone, così ci proteggerà dei doni, dei tunisati e dei temporali. Avanda è pure. Avanda è pinetta. E ben andate. Avanda è ora montagna. E vedo che non c'è bisogno tanto di conducere, se tu vuoi, l'accompagniamo Luca a strafare. Sanno dove andare, hanno la sua epica, sanno che a stebica così hanno montagna, hanno in montagna, dunque collano, si può dire, sole sole. È manco fatica a parlare certe volte. Mi fa. Siamo partiti da Albertacce in Bettaiere e dopo andiamo a Ponte Chiaraggio, a Fontana Carolina qua. Da Fontana Carolina ci attippiamo, piano, ci curiamo per la Policcia e andiamo a San Pietro. Per illusione piantiamo a mettere una pezza, ma sai che di noi i pastori si facciano. Posso? Vogliamo bere la bocca così? Ma la così? Da così continuiamo, ci attippiamo, a Zara l'Orsina, crespo e piano piano passiamo sopra il costore e giungiamo al galonchello, barchiamo a Colonna e giungiamo in bocca alla reta. Sento che la stradella si rallegra lo mio cuore, sento cresce la fontanella come un canto d'amore, come un canto d'amore. E poi senza frastorni sto a sentire mormori, mi porta quello sogno e prego che la duri, e prego che la duri. Ad alto in Nino piantiamo sempre, che questi ci siamo sempre smarriati di un luogo. Siamo sempre smarriati. E da così dunque siamo giunti in casa nostra, ma ieri. Siamo giunti così dunque, e così dunque spargiamo le pecore, lasciamo che le bacine e ci giungiamo a piazzare le insecche. Siamo in paradiso, qui siamo in vacanze qui. Qui sono le nostre vacanze. L'insecto di Ubeo di Pontartica. Abbiamo Pontartica così, un gabbè Bartiche, occa a Giacundello, dopo tutto, ogni cosa ha un suo nome, un gabbè a Curia, voilà, a Curia, e fermo un giro. Dunque è vero che già se tu vuoi dire che hanno tutto questo come coglione, sino che abbiamo forcille.
Quindi un vecchio stazzo, è sempre stato occupato di buoi, non so manco quando regolare. Allora faceva un pezzo che l'era abbandonato, c'era più nulla. E dunque ci siamo arrivati a arrivare a questo luogo. Avevo c'era cabagna in secca, qui era qui, se tu vuoi, dunque se ne era parlato, non c'era più nulla. Dunque quando siamo arrivati qui, qui era giù, e sempre stava male, allora abbiamo via delle pietre di qui per fare la cabana qua su. È stato creato per Sant'Ei, sarebbe stato creato da Ligiese. Niente la legge. E se tu vuoi, si monta il comune di Casamacciuli, ma di memoria di Casamacciulese non ho mai conosciuto gente del paese, quindi in secche. Allora, vedi, qui si monta usare la vecchia cabanna, e se tu guardi, c'è gente che, pastori che erano qui tondo, che hanno marcato i suoi nomi. C'è un certo Bianchini Pasquale, c'era uno, si vede mica troppo, ma mi pare di Cattelacci Andrè, sì. Sono famiglie sottanacci, poi scrivono solo, mi so che chi tanto si annoiavano, non avevano tanto affare a farlo, quando arrivavano a panni di tempo, curano le bigre, zuccavano. Ora si può dire che da un mio figliolo a un mio fratello, di un dimo, sono quasi 400 pigure. Passo Cervin? Che passo Cervin? Passo Cervin a ubbidire, cioè, ma non passa mica di punta la cabanna perché tutti vanno da ciò a supportarli, dunque allora passano ubbidire, se hanno bisogno di comprarsi un cajù, collano sino a costi a 100 metri a fa e comprano il suo cajù. Rustaglia di Simone! Ecco bella! Stasera ci abbiamo una bella veglia, siamo montagnati oggi, stasera ci passiamo una veglia tutti insieme, si canta, si mangia e si veglia, fermo pista. Qui sono tutti amici, amiche e parenti, tutti amici e parenti del paese. Ma su quella di così? Così, per montagnera di un uggio, di una festa, ci faceva piacere di ritrovare i nostri luoghi qua, della nostra vita qui. C'è l'anima di nostra antica qui, c'è l'anima di nostra antica. Pensiamo a Eri, quando siamo qui pensiamo a Eri. Si sente? Si sente, non si sente. Quando stavamo qui, tanto non c'era nulla, non passava nulla, ma la scienza che... c'era anche il passacante e tutto, ma tanto non c'era nulla. Dunque, e la si trovava una veglia? Si trovava una veglia così. Non era mica veglia come stava? Non era mica veglia come questi, che a cabane non erano mica cabane come le so ora, erano piccole cabane di me, stavano in tacce, erano tante baiacce, stavano come le buiano. Quando scontrai a te non mio da meno, in cavallo santego ad Osetia. Era un piazzile, non c'era più nulla a fare. Vedi, se non c'era niente, per certe orte, quando c'era qualche sia vedi, si stava ancora a discutere, ma certe orte non c'era manco niente. Figliano uccello. Figliano uccello. Nei capardà stasera, guarda, c'era la luna, c'era il pastore sopra. Era importante perché è quella che ci guida. E ora posso trovare più come non, cioè, non so se non gli andiamo a comprare o a conciati, ma avremo appena con i mesi moderni, cioè. Siamo un po' più abituati, non sono più attrezzati, come si mangiano sempre a non te le macchine,
so più la peccia a facciamo un niente compito. Io ho arrabbiato face tre anni con quello lì. Ma papà, io mi voglio papà, ogni anno è pecore. E ho arrabbiato, volevo andare a scuola, allora ho fatto così. È stata una scelta e mi piace ciò che faccio. Montagne di pecore, ho curato tutto quello che c'è a terra, non ci sono le mule, ma tutto ciò che è maio. Non casare che c'è l'elicitore di cocktail e tutto. C'è un nuovo omogio che mi aiuta, normalmente c'è da quello omogio quasi quando hai pecore. Io ne ho 120 e lui ne ha 220, dopo mangiamo tutti insieme e fermo il caso. Solo qui in montagna si può mica lavorare, non ci vuole essere sempre 2 o 3 al minimo. Non da che per mondi e tutto. È difficile solo di mangiare. E i turisti ce lo servono anche qua sta giusto sotto. Così poi muoiono a capanna di cacio, danno una partita di amorruzione qui, un roccio, tutti gli anni abbiamo un roccio, un cacio, e i turisti passano per comprare la panna. Quando si fa il formaggio, c'è i sattanti e fa tutto un ben dell'ordine. E rispettare? Rispettare, quando tu parti da un cagliato, da un latte, cagliato, aggiungi al gaggio, a salice e tutto, cioè ben rispettato tutto. Tutto si faccende, voilà. Cioè sempre l'ottenuto, perché estremamente si può passare una bocca a farci, cioè non ta maniera di salice e tutto, cioè sempre l'ottenuto. Non è che l'ora di ugaggio, quando non avevamo ugaggio, non è più, non è chi viene con ugaggio di ugaggio. E mangiano erba, mangiano meno alimenti, mangiano che roba che li trovano qui, avranno da agurri, appena la vigilia, so chi nasce qua. Dopo aver fatto ugaggio, posto che c'è usiro e tutto, ci ho fatto un usaruccio, gli ho un più per la vendita. Poi come lo c'è appena i passeggi, mi vendo un roccio, ci vendiamo un roccio ai turisti e vabbè, ce ne mangiamo più noi che ciò che non vendiamo, ma è un più per la produzione. Oh. Ci so che saranno gelosi di noi, penso. Ma lo mangeremo noi. Lo mangeremo noi. E bon? Allora. Non dice la forma, mi abbraccia. I cacili, non da che il cacile è l'ambienza che c'è dentro, l'umidità e tutto, è quello che fa il cacio. Qui è sempre fresco. E qui è sempre fresco, fa il doge, dice, ancora mai più che quattro. I nostri antichi ci hanno lasciato qui. Noi non possiamo mica fare un lavoro così, con i mesi che ne abbiamo qua. Figli da appena gli altri che c'è, questi. Sappiamo manco come l'hanno fatta a cacciarli tutti qui. Tutti hanno le pietre avanzate, dopo i suoi altri a Nanto. Si può cominciare a mangiare a un mese e mezzo, ma se le veramente. Qui fai un gaggio di ulinco, quadrato, un dedro, e un gaggio di ulinco si imbiccia fino a 5-6 mesi, in cui più. Oggi abbiamo messo qui dentro e abbiamo salito, domani abbiamo avuto e dopo quando lo andiamo a marione lo mettiamo a ritto, tutti a ritti e tutti i giorni giù a manigliarlo. Se non si maneggia mica dopo corre, poi c'è sempre qualcosa in alto, c'è sempre a pulire e a manigliarlo. Di fare roba una, di fare roba nostrale, diciamo. E ne sei fiero? Ne sono fiero. Non si vede più tanto nelle montagne i pastori che facciano un gaggio così, ce n'è sempre una bocca. Ma si perde appena. È un prodotto di lusso qui, si può dire. Ah, è veramente un prodotto di lusso qui. Oggi faccio più una messa. Manca un piatto di lusso. E facciamo ciò che noi buiamo, puliamo la roba e cerchiamo di fare due parti di tempo, il lusso e basta, la zuppa. Anche per la roba che abbiamo qui, ormai il roccio ci accontiamo come noi buiamo. Approntiamo a mangiare, cerchiamo di dare una mano e seguire ancora mantena appena pulisce. Se non ci siamo mica facciamo tutto, ma quando non ci siamo, tocca a noi. Allora, che cosa fanno? Hai visto? Faccio rimanere i legumi, certo che facciamo mica cerane.
io faccio prima di tutto, vedi? Ma su poco voglio tutti io, non puoi stare. Si può dire che oggi è il più alto piazzino in attività, sembra a 1769 poco presso di altitudine. La cugione si può dire che siamo praticamente soli qua, qui, non tu cugione, in pecora parlo. In più siamo invaditi dalla strada di là, Coria, è vero che invaisce il terreno. Il fatto che lui sia stato abbandonato da pastore di più di 40 anni fa che la natura abbia i suoi ritti. Nei tempi usavano, poi non capisci che si pizzicano, o allora passano se tu vuoi, passano anche dentro, c'è appena frescura, ma il terreno è più chioso. Ma buono, ce la mangia per tutti. E appena venuto dai cori, allora noi abbiamo avuto il caiuto dei sapperi, quello da farci qualche artifici che li chiamano, per cercare la polizia appena queste rughe, anche perché sono vaita, gli animali non passano più come noi. Allora io luogo si muove la Vinino, la comunica Samacci. Si chiama Ugamputile, tutto cuglione qui, noi regolavamo i nostri antichi bastori. E i turisti passano tutti i giorni, c'è più turisti che pelo si può dire. Io mi ero un viaggione quantunque, ci volevo un fiato per giungere, mi ero più di 4 ore. Poi siete abituati? Siamo abituati, e poi è vero che le sono, loro viaggiano, visto? Non si ne ricordano. Quella non corricorre? Io faccio un caffè alle piantate, se te vuole la riga, le vogliono giungere. Ma conoscono la strada? Conoscono la strada, sono abituati. Perché infatti io ho un razzino vecchio di... E poi c'è chi è abituato a montagna. Abicura vecchia, conosce la strada? Conosce la strada, conosce il suo coglione, sanno la qua, e poi c'è l'epica, dopo quella cioè l'abicura che è abituata a montagna. Allora c'è la montagna. Io andavo, si può numerare quando le devo. No, quando le epica c'è la calle fa, poi conoscono, sanno la sua epica. A qualche giorno vicino si montagna sempre di stessa epica, comunque l'animale la sanno. Ma si va preso, ma per accompagnare? L'accompagniamo e basta, ma sanno le vanno, giusto? E ognuno ha un piacere. Ognuno ha un piacere, senza canzan lungo. Allora, giusto appunto, oggi il Gabadoglio è la bene di sta montagna, è la bene del pastoralismo, perché quantunque è un punto maior per la Corsica. La Leo oggi c'è sempre stato un pastoralismo, cioè che lo compi. Oggi che io devo fare per fare un po' pastoralismo, oggi che io tu per oddio un giorno oggi fa un pastore, che io capatoio. Io penso che i giovani ci incoraggiano, quello che vuole fare, già c'è la volontà di fare ciò che gli piace, che gli piacciono gli animali, ma dopo ci sta in buone condizioni, che la gente possa trovare come lo si deve, ecco, come lo... Qua non strepe, che li possono campare con l'epica l'oglie. Perché c'è una fiora o bastone che sta sieglia, i giovani non sa fiora in capo, eh? Se tu vuoi, non so quando mangiamo dei compo e delle giostre, quando riusciamo a fare l'impurale, mettiamo di nude l'acqua, mangiamo di nedi. E baracqua. E baracqua, dunque, bon. Che oggi non se la puoi più fa. Oggi siamo moralizzati, ci sono macchine a mugne, dunque, e poi... E se dire che vanno a piastro mischiero, c'è ancora il raggiscio. Se li stracciano a battuta, un po' non mica campa così, dunque... Cioè fa tutto per stalarli che li siano stalati in belle condizioni. Ma vabbè, ora di giovane oggi non ho mica vacanze, sono mica funzionari, gli animali da un capo hanno all'altro. L'animale si è obbligato a seguire tutti i giorni, un po' mica dopo, sicuro, boh, noi abbiamo la chance di trovare in famiglia, dunque quando uno ha bisogno di riposarsi l'altro, ci aiutassi, dopo anche tra le pastore ci aiutiamo, quando uno un po' mica va o andando in qualche luogo ci è un colpo di mano, ci aiutiamo. Io andare un pastore solo perché travagliavo io solo. Il pastore solo è difficile, cioè si è aiutato. Se l'ha una compagna, se l'ha qualche sia di solo, un fratello o apri che l'aiuti, un aiuto di giove. Di giove un aiuto. Ma perché i giovani di non capire che trova una onna, e trova una onna che gli piace un mistero, gli fa un formaggio, non è mica. Oggi è onna, stanno in una città, nel paese non ce n'è più. È vero che in dei paesi c'è di meno, ma c'è sempre qualche donna che. Io ero, c'è qualche giovane che sono accompagnato, maritati e compagne si trovano con lui, ma è vero che.
un nemico. Ma ha cambiato a cantare una pochina di anni fa, perché tanto ce n'era tante. Oggi mi pare che lo venga appena. E dici non sono scascicati ai iscritti, c'è piano iscritto a fa'. Allora, c'è una persona con fia che questa, c'è una persona con fia che questa. E il pastore non ha mica tempo di occuparsi di tutti. C'è un segretario, si può. C'è un segretario, io c'era un segretario. Dunque, il pastore non ha mica tempo. Ma perché sta, perché sta a fare? Perché? Perché sta a fare? Perché non la so comica, ma non mandano scartavacci tutti io, non ti hanno dirigere scartavacci che ci vuole. C'ho a primo rassine, perché sennò perdi i vostri diritti ai capatori, comunque c'ho. No, dopo c'ho con la cascola, c'è quello sappino se la lava. Già, il primo punto è questo, e poi di bere pian troppo tempo. Non ti vuoi mica un giorno che d'animo e chi sa da stare la odia e chi è solo, un po' mica da capa tutto, perché c'è troppo scartavacci a fare. E andava a scuola, gli dice Sartè, io un pastore andava a scuola in Borgo Sartè, io ho fatto essere in famiglia, basta per imparare un mestiere. No, oh, penso che li ora, ma bon, diciamo, è pare che cioè essere già appassionato e se nato dentro più o meno. Nato pastore, bon, dopo ci sono i giorni che partono a nulla e che si stanno, perché hanno l'unità di installarsi. È vero che fanno queste scuole così l'aiuta e poi l'abre non ti appare di aiuti finanziari, diciamo, per installarsi. E dove io lo campo, può campo con la vendita del formaggio, può campare bene? Penso, campo come l'usore, avvage in occupazione, gli piace, avvage un luogo che è magnifico. Meglio che si parte come li facevano non sul continente, perché erano obbligati, campando del suo paese di un frutto del suo lavoro e fendo ciò che lo face. Io andassi che non capisce mica, è un formaggio ce n'è caro, ma io non sono mica se ci tenere un formaggio. Un formaggio c'è un lavoro tutta un'annata. Una dara, un uomo, tutto, una onda. Tutto, c'è un lavoro, sicuro c'è un lavoro. Mi pare che non sia manco troppo caro, che i prezzi siano mica... No, ma io non se ne do mica conto, penso. Se ne do mica conto, tu trovi chi c'è da redo, dice chi c'è da redo. Non fa la mica... Non fa la mica, c'è che stiano qualche tempo con il pastore per bere veramente sì. Un trovi chi c'è, cioè chi ce la fa, perché ci sono anche i sacrifici a fare, anche i sacrifici di cui. E che sguardo hai non te dovi io lui? Come mi vedi? So bene o so mica come mi vedi? So bene, ma c'ho a travagliare, questo è un affare che un travaglio c'ho a farlo, dunque io penso che li so bene, possono campare di qui, se li so seri e travagliare, penso che li possono campare di qui, in casa sua, voilà, ecco. E dopo ciò che lo piace, ciò come faccio ciò che lo piace. Perché ci sono i pastori che danno un latte, non facciamo mica col maglio? So che ciò anche io, sì, sono mica tutti comuni, puoi far caso, poi, voilà, ecco. Ma tu pensi che mi ha fatto formaggio, no? A valorizzare. Per noi, dice Radio, che siamo montagna, non è mica interessante di vendere usato, perché il latte rimane caro. Dunque, cioè a trasformare per cercare di rentabilizzare un massimo. Dunque, penso che è meglio accadere. Infatti, vendo un litro di latte, quanto può costare? Un euro e qualcosa? Un litro di latte di essere un euro e quaranta. Se tu faccio un formaggio, quanto fa un rivenuto? Quanto è? Un formaggio con 2 litri di latte, 2 litri e mezzo, poi fa un bel cajù e la vendita si vende. Bon, dopo se tu un bicchio, se tu vendi fresco, ma parte da 7 a 10 euro. Un rivenuto è moltiplicato per 3? Moltiplicato per 3, bon, un travaglio in uno, attenzione. C'è un rischio, perché quando si trasformeggia, dopo quando il cacere comincia a essere bene e che ci si parecchi a pezzi di formaggio, tutti i giorni c'è essere dentro, dunque c'è a mani gialli, c'è a bultalli, c'è un travaglio. Allora, a Umanda, c'è Umanda di formaggioli? A Umanda c'è, né più come quando i nostri vecchi facevano un cacio, non sapevano che fanno, partivano con una somma, voltavano con una somma e mezzo, dunque oggi un cacio si vende bene, se le buono si vende bene. Non c'è mica difficoltà per prendere il suo caso, nel caso ne brucio. Quando a quale tu? Quando ai magazzini, ai prodotti corsi, ai ristoratori, ai particolari, appena tutto il mondo. Ma diciamo clienti di voi parecchiani, abbiamo sempre fatto il caso, comunque certi clienti li abbiamo di voi sempre. Ah, un fatto io di voler fare un caso in un rinco, un caso in una chiesa, ognuno vuole il suo caso, basta che c'è un bel affare o sarebbe meglio avere un'appellazione... No, io penso che ogni regione ha la sua maniera di lavorare. Più o meno? Più o meno. Bon, dopo se yoga non ti ha poco a fare, o a maniera di denaro, a forma... Tondo quadrato. Tondo quadrato, bon, dopo. Ma penso che noi in Ulinke dobbiamo mica la stessa maniera di fare che da altri pastori. Ben agheso, cortine. Ma più o meno è stesso formaggio? Più o meno è stesso formaggio, ma... Cioè, condizioni di lavoro? Condizioni di lavoro. Perché noi tempi ci odiamo quantunque
a conoscere il suo cacire, l'umidità era ai, più... Ah, c'erano i cacire che mangiavano più sale che d'altro, dunque giù a salire. Certi non venivano mica bene di salire troppo, dunque ogni pastore conosceva il suo cacire. E i tuo figli hanno imparato così, come l'hanno imparato a fare il formaggio? Hanno imparato come è, con ciò che sapeva, gli ha imparato ciò che sapeva. E ha già imparato con i vecchi, con babbo e con i vecchi del paese, e l'ha già imparato così. Alle scuole per fare scuole agricoltura non hanno mica fatto, dice Radio. Ciò che li sanno l'hanno imparato in casa. E ma a maniera di qua gli occhi muovano le camere fredde e tutto, e qui che si danno le condizioni naturali? Non è più di stessa maniera, qui c'è più lavoro. È vero che un caso qui dà più lavoro, a fare un caso in montagna dà più lavoro che in paese. Sicuro in paese siamo più moderni, siamo installati a poco presso. Allora, ecco. Per finire stava la spassigliata qui, Nino, che così direbbe a un giovane che si posta la picciola in Adara? E dare non si trova mica dopo. La difficoltà che c'è oggi è questa, è quella di dare. Ecco, la gente è dare preferisce un certo, preferisce una bella cena a macchia addosso che darla a un giovane. O metto una casa. O metto una casa che forse vendano terreno a un altro prezzo, a caro prezzo, dice Radio, che sta là un giorno una persona addosso, un pastore. E lì pensano, io penso che i proprietari pensano che se li stanno a qualche sia addosso, un luogo non deve essere uso, non è mica così. E beh, per mangiare c'è una data. Che i giovani alla bene, cioè, se non c'è te non potranno mica mangiare. No, è difficile. E poi come lui diceva, io andare, è vero che oggi i proprietari hanno paura di mettere qualche sia addosso. Allora che un pastore oggi faceva passare il suo becco e basce, e un proprietario sarà sempre proprietario. Vuole mica fa scritti, che? È difficile, non si sa mica perché. Boh. Ma questo è quanto con un capatuccio da sciogliere un giorno all'altro? Manco parole, manco dopo troppo iscritti, manco parole. Domani si domanda un chioso, si pulisce, si giole. E anche sono più contento di avere un chioso pulito e di vedere che vado a tanghi, a pruni. Ma si sente parlare di tua sufficienza alimentare in noi prossimi anni? Se non c'è mica terra, come si da fa? De noi montagne è difficile. Allora cerchiamo a piare una pochi di terreno in piaggia per cercare di fare uno struvano e tutto, ma qua di un piaggio è un po' più difficile, che c'è più speculazione per le case e tutti questi affari. Penso che adesso è di più un più difficile. Allora io ando a te a parola di fine, pensi oggi che le condizioni oggi permettono un giorno di fare pastore? Se ogni mi regola questi problemi di luoghi, di terreni, io penso che i giorni possono lavorare. Ma è vero che è un problema che se ce l'ho regolato, ce l'ho regolato presto, perché se ne no, adesso è difficile mantenere la gente senza luoghi. Qui è comune, siamo in un paraíso. Qui siamo un paraíso. Vi ringrazio di averci ricevuto, Nino. Forse avete capito appena meglio che gli è capito oggi i pastori. Saluto a tutti. Thank you.